13 lunghi giorni di agonia, tanto è durata la lotta di Giuseppe De Gennaro, il ventenne di Sperone, rimasto coinvolto nell'incidente sulla variante 7 bis a Nola lo scorso 29 gennaio. Giuseppe da quella notte era ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, ma le sue condizioni erano apparse sin da subito disperate. Questo pomeriggio è morto, il suo cuore si è fermato. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni a Sperone. Restano gravi ma stazionare le condizioni degli altri ragazzi, in particolare di Vincenzo Gaglione, l'altro giovane di Sperone che viaggiava sull'appunto insieme a Giuseppe e ad altri due amici feriti in maniera meno grave. La loro auto si schiantò contro una Lancia Y lungo la 7 bis. Nell'impatto rimase gravemente ferito anche un 26enne di Marigliano, tuttora ricoverato all'ospedale Loreto Mare di Napoli. Dolore e sgomento nella piccola comunità della Bassa Irpinia, che aveva tanto pregato e sperato che quei ragazzi facessero presto ritorno a casa. Per loro venerdì scorso venne organizzata una fiaccolata alla quale partecipò l'intero paese, un paese che oggi piange per una perdita tanto atroce quanto incredibile da credere e sostenere.